fin dall'inizio. Noi eravamo pronti, stiamo preparando la settimana, poi avevamo questo contesto, che poi era difficile trovare il spazio, però hanno anche lavorato bene, che poi quando avevamo la palla era difficile trovare Gilardino perché era solo davanti e negli ultimi 25-30 metri chiudevano bene gli spazi, quindi dopo abbiamo fatto fatica a trovarlo. Aveva mancato di fare gol, crearsi di occasione di gol. Poi dopo l'ho già detto, abbiamo preso gol su un errore di concentrazione e dopo diventa difficile a provare di fare un risultato. La cosa più importante è di essere molto concentrato già. Siete centrocampo, avete un po' sofferto, erano tanti, rapidi, veloci, centrocampo oggi siamo un po' sofferto. Noi eravamo due, erano tre, poi abbiamo lottato, ho provato a dare il massimo, sono stati bravi anche loro a fare muovere la palla, quindi non era facile. No, sì, è una brutta botta, forse psicologicamente questa squadra è abituata, come dire, a prendere le botte e rialzarsi. Noi dobbiamo pensare già alla prossima partita, io non vedo l'ora di giocare. Perché dopo una sconfitta sei mai contento, quindi dobbiamo ripartire e lavorare a avere la testa su e prepararsi bene come stiamo facendo per la prossima partita. Ovviamente non perché sei tu a te, ma sembrato che tu in mezzo al campo sei stato uno dei pochi oggi a salvare la prestazione, perché lì in mezzo ho dovuto correre per due forse, non che non vicino non corresse, ma eravate ovviamente in inferiorità. È vero che abbiamo corso tanto, è il nostro lavoro, quindi quando c'è da correre devi correre, quando c'è da lottare devi lottare. Poi davanti abbiamo il giocatore per fare gol, dietro abbiamo il giocatore per difendere, abbiamo un portiere. Noi abbiamo dato il massimo per fare il nostro lavoro, però adesso non è la performance individuale che conta e siamo contenti della sconfitta. Non è questo. No, non è questo il pergolone, dopo una sconfitta non puoi mai dire che sei contento della squadra. Come l'ho detto, dobbiamo ripartire e avere la testa per lavorare bene e andare a Cagliari prendere i punti. Grazie. Grazie. Bene, leggevo dal sito.